Giver Viaggi e Crociere è leader in Italia nell'offerta turistica del Grande Nord, la Groenlandia, il Nord Europa, il Canada, l'Islanda, il Svalbard e anche molto la Norvegia, soprattutto le crociere fluviali. A San Pietroburgo esistono luoghi di culto per ogni religione, anche se la religione ufficiale russa è la cristiana ortodossa. Questa è la cattedrale di Kazan, il cui schema architettonico richiama San Pietro a Roma. Nel 2003 San Pietroburgo ha compiuto 300 anni, fondata da Pietro il Grande nel 1700 per contrastare la potenza della Svezia con la creazione di un avamposto sul Baltico. Oggi è una città romantica con grandi palazzi ed imponenti costruzioni. Durante i suoi 300 anni di storia la città ha cambiato nome per ben 4 volte: San Pietroburgo, Pietrogrado, Leningrado e poi nuovamente San Pietroburgo, mentre per i suoi abitanti è semplicemente Pietroburgo. La fama di questa città, oltre alla sua particolare bellezza, è anche dovuta allo stretto legame con la letteratura. Basti pensare a Gogol, Tolstoj e Dostoevskij. Le notti bianche di quest'ultimo sono diventate un simbolo stesso della città. Infatti, nel periodo del solstizio d'estate, le giornate durano quasi 18 ore. Questa è la chiesa del Salvatore sul sangue versato. Fu eretta nel punto esatto dove venne assassinato lo zar Alessandro III. È ricoperta interamente di mosaici, sia all'interno che all'esterno. È costituita San Pietroburgo da 101 isole, 66 canali e centinaia di ponti che attraversano fiumi e canali. San Pietroburgo è una delle città più belle e famose al mondo. È ricca di negozi, caffè, teatri dislocati nella via più importante ed animata della città, la Prospettiva Nevskij. E vi ho predate quali la Cattedrale di Sant'Isacco, il Museo dell'Ermitage, situato all'interno del Palazzo d'Inverno, e la Fortezza di San Pietro e Paolo. Questo è l'incrociatore Aurora, dove venne sparato il primo colpo della rivoluzione russa. Stiamo partendo da San Pietroburgo. Dopo 1847 km e 18 chiuse, arriveremo a Mosca. Il fiume Neva è il primo fiume che incontriamo durante la nostra crociera sulla motonave Rachmaninov che da San Pietroburgo ci porta a Mosca. È un fiume della Russia nord-occidentale che nasce dal lago Ladoga e percorsi 74 km sfocia nel Mar Baltico dopo aver bagnato la città di San Pietroburgo. Il fiume deve il suo nome al Granduca Alexander Jaroslavich, che sulle sue rive sconfisse gli svedesi il 1 luglio 1240 e fu da allora chiamato Nevskij. Il fiume è molto ampio e profondo, da 8 a 24 metri, in conseguenza del fatto che è l'emissario del più grande lago europeo. Per arrivare da San Pietroburgo a Mosca si naviga per 1874 km, attraversando ben 18 chiuse, la prima delle quali si incontra quando, lasciato il lago Ladoga, si inizia la navigazione sul fiume Svir. Questo fiume unisce i più grandi laghi naturali d'Europa, il lago Ladoga e il lago Onega, e fa parte del sistema navigabile Belomorsk-Baltico, Volga-Baltico. La lunghezza complessiva del fiume è di 224 km. La prima chiusa del fiume Svir fu costruita nel 1951. La chiusa è un'invenzione della tecnica idraulica per consentire alle navi di superare i dislivelli. La chiusa è una costruzione in cemento armato con pianta rettangolare. La larghezza di questo bacino, da muro a muro, può raggiungere anche i 30 metri.
Il complesso della chiusa è costituito da gigantesche porte a battenti o a sera cinesca che sono l'ingresso e l'uscita dell'imbarcazione. Tutto il processo di avvicinamento alla chiusa e il passaggio attraverso il bacino è gestito da un supervisore che dà il via all'ingresso in chiusa e all'azionamento del dispositivo speciale di bloccaggio della nave. Quando entrambe le porte sono chiuse, inizia il processo di uscita o di entrata dell'acqua, con svuotamento o riempimento del bacino. Il riempimento che produce l'innalzamento della nave avviene per flusso a gravitazione, i famosi vasi comunicanti. L'acqua cade dalla porta superiore e riempie il bacino. Quando il livello dell'acqua del bacino è uguale a quello del livello fluviale inferiore o superiore, le porte corrispondenti si aprono e dopo il via del supervisore la nave esce dalla chiusa. Il dislivello delle chiuse della nostra navigazione sulla motonave Rachmaninov di Givre Viaggi e Crociere è su fiumi diversi e va dagli 8 ai 16 metri e 25. Il vantaggio delle crociere fluviali è proprio quello di giungere nelle città più importanti d'Europa comodamente, infatti si possono considerare degli hotel galleggianti le navi fluviali. Si può percorrere la via degli Zar da Mosca a San Pietroburgo in 11 giorni 10 notti e in questo caso offriamo un prodotto molto importante per il mercato italiano, perché offriamo una motonave 4 stelle Prestige, la motonave Rachmaninov. Siamo al quinto anno di programmazione con questa nave, la nave è stata completamente ristrutturata nel 2014 e ha il vantaggio di offrire questo itinerario alla clientela italiana sempre con la nostra direzione staff turistico Givre a bordo. Mandroga si trova in un meandro del fiume Svir. È caratterizzata dalle isbe, tipiche case rurali costruite con i legnami della Carelia. Il villaggio di Mandroga è unico secondo i parametri geografici, storici e naturali. La fioritura dell'economia della regione risale all'epoca che precede Pietro il Grande, prima dell'apertura della via marittima baltica. Qui si produceva il ferro, si estraeva il granito, si costruivano le navi e si occupava di commercio. Durante la guerra patriottica degli anni 41-45 il villaggio contava 29 case, fu bruciato completamente, la gente è andata a vivere in altri villaggi. La rinascita del villaggio di Mandroga iniziò nel 1996, oggi è un centro di turismo e di riposo abbastanza noto, dove fanno sosta le navi da crociera che seguono la via marittima baltica. Nel 1999, dal decreto del governo della Federazione Russa, è stato approvato di marcare il centro abitato di Mandroga nella carta della Russia. Mandroga è ora un complesso di villette decorate con l'incisione di legno. Ci sono due bei hotel, gli edifici di posta e il villaggio degli artigiani, dove sono state ricostruite le case antiche dei boiardi. Qui si dice che ci abbia a casa anche il premier della Russia, Vladimir Putin. Entrando nelle isbe è possibile vedere gli artigiani che si dedicano ai loro manufatti come fanno da secoli. Nel villaggio artigianale i maestri artigiani non solo creano oggetti d'arte, ma anche insegnano conoscenze non tanto facili e spesso perdute a tutte le persone interessate. Qui si può imparare a tessere, a ricamare, a dipingere matriosche e volendo si può anche apprendere l'arte del vasaio o provare ad incidere del legno. Il guadagno degli artigiani viene messo in comune, serve al salario dei dipendenti e alla partecipazione del mantenimento della scuola Gorkachev nella città di Pavlovsk. La scuola è stata creata a immagine e somiglianza del famoso liceo Tsarskoselsky nella città di Pushkin.
Tutti i bambini studiano gratuitamente, ricevono anche una borsa di studio. Gli educatori stanno con i bambini giorno e notte. Gli alunni passano le vacanze in diversi paesi del mondo dove studiano la storia del pianeta e dei suoi popoli. Il villaggio è insolito per la sua natura, per la gente e per l'architettura. E per poter vivere a Mandroghi bisogna rispettare due regole. Nel villaggio non si beve e non si ruba. Stiamo percorrendo il fiume Volga. Alla fine del nostro tragitto avremo percorso 1847 chilometri e attraversato ben 18 chiuse. Una curiosità, le chiuse vennero inventate da degli italiani e perfezionate da Leonardo da Vinci. La navigazione fluviale rappresenta il modo più bello e rilassante per esplorare un paese come la Russia, dove il sistema di canali ha sempre svolto un importante ruolo nella vita sociale ed economica. Già all'inizio del Settecento lo zar Pietro il Grande sognava di creare una via d'acqua navigabile che collegasse Mosca a San Pietroburgo. Il sogno del grande sovrano poté essere realizzato soltanto a distanza di 3 secoli, scavando canali navigabili, creando bacini idrici, costruendo ben 18 chiuse per superare i 163 metri di dislivello lungo i 1817 chilometri navigabili che uniscono Mosca a San Pietroburgo. Giver Viaggi e Crociere propone questo itinerario da Mosca a San Pietroburgo o viceversa a bordo della motonave Rachmaninov, una nave 4 stelle Prestige, completamente ristrutturata nel 2014. Durante la crociera è possibile contare sull'organizzazione Giver a bordo e durante le discese a terra, con l'assistenza dello staff turistico che propone esclusive visite in lingua italiana. Il nostro segreto possiamo definirlo questo, che siamo uno dei pochi tour leader che abbiamo le navi in esclusiva. Dunque qua sopra a bordo si parla italiano perché abbiamo uno staff di molte persone. Inoltre noi ci occupiamo dei passeggeri in tutto e per tutto, dall'accoglienza all'aeroporto, e le conduciamo per tutta la crociera con noi e ogni problema glielo risolviamo noi. E poi alla fine della crociera sino al gate noi li accompagniamo. Come sapete qua in Russia il problema è la lingua, dunque noi avendo persone che parlano sia italiano che russo, le persone sono tranquille, non hanno nessun problema di nessun genere, perché pensiamo a tutto noi, accompagnarli sia al cambio della valuta, eventuali anche problemi sanitari. Noi disponiamo a bordo sia di un medico e poi abbiamo la disponibilità delle migliori cliniche qua in Russia. Ovviamente Mosca e San Pietroburgo sono due città splendide, però il bello di questa crociera, io lo ribadisco, è la navigazione, perché si possono ammirare dei paesaggi che solo qua in Russia si possono vedere. Giver, da oltre 70 anni in viaggio con voi. sportoutdoorviaggi.it. L'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Liguria e della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it. La prossima estate, Sicilia o Sardegna? Con GNV porti la macchina, la bici, i gonfiabili, la suocera e anche lui in cabina con te. Prova a farlo in aereo. Prenota subito su gnv.it. Cari amici telespettatori, ora c'è la pubblicità, ma non toccate il telecomando, lo spettacolo di questa crociera tutta dedicata a Giver, viaggi e crociere, un tour operator che opera nel mondo del turismo da lontano 1949, continua nella seconda parte di Mondo Crociera. E mi raccomando, navigate con noi e non toccate il telecomando.